Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il Circo Venezia, signori, episodio numero 82 di questa serie in cui stiamo cercando di puntare al triplete, signori miei. Oggi partiamo subito con la bomba, praticamente. Partita con Liverpool in casa nostra, al Pierluigi Penso, sarà Venezia e Liverpool. Andiamoci a fare la conferenza stampa, ma sì, andiamoci a fare la conferenza stampa, raga. Tanto sono sempre le stesse domande, praticamente, non cambiano mai. Eccolo il nostro comodino, carico! Carico che si siede al tavolo, bello, tranquillo, contento, sì, sono qui. Dai, fammi queste domande. Riuscirà a bistare dell'esordio? Dobbiamo rimanere concentrati, ecco. Altra domanda. La vittoria dell'ultima partita, ragazzi, hanno giocato alla grande. Boh, io sparo la risposta a caso, raga. L'importante è che sale il morale della squadra. Sicuro, non so che cosa dobbiamo... Non so che cosa, sicuro. Boh, assolutamente, ragazzi, hanno ottenuto i risultati belli. Queste interviste belle così sono belle, belle. Grazie a tutti, dobbiamo chiudere con le domande. Manco per tutto l'ambaradan che se monta per fare queste conferenze stampa. Tre domande, via, ciao, arrivederci, grazie, c'ho da fare. C'ho la pasta da scolare, praticamente. Allora, vediamo un attimo la formazione, signori miei. La formazione deve essere quella titolare. L'unica cosa ci portiamo dell'orco in panchina, va bene. Ambarabacci, ciccocco, Lightbag, Isaac, Abe. A centrocampo chi abbiamo? Wood e Ambarabà. Va bene, raga. Confermiamo gli 11 titolari. Confermiamo gli 11 titolari e andiamo in campo, signori miei. Ci siamo, signori miei. Ci siamo, siamo in campo. Il Liverpool, canzoncina della Champions. Questa inquadratura finale con Neymar e Mbappé con la maglia del Venezia è qualcosa di inquietante, signori miei, è qualcosa di inquietante. Allora, io ho lasciato la canzoncina, raga, perché la canzoncina Champions è per forza, la canzoncina questa è la nostra formazione, è bellissima. Dai, scendiamo in campo. È il mapa, grande movimento del mapa, che si libera subito, mannaggia, il mapa era partito al bosta, era partita bestia il mapa, signori miei, e il mapa era partita bestia. Attenzione al Liverpool, signori miei, attenzione al Liverpool, attenzione... No, niente. No, attenzione al Liverpool, signori miei, attenzione al Liverpool. Pericolosissimo, e Liverpool si porta in vantaggio. Al settimo minuto, Liverpool 1, Venezia 0, signori miei. Nessuno va a festeggiare, così ti impari, così impari. Devi festeggiare da solo, non si fanno queste cose. Mannaggia, chi ha segnato tanto per capire? Buco difensivo terribile. Demir Bey, non so chi sia, va bene. Dai che la ribaltiamo, raga, dai che la ribaltiamo. Attenzione ancora al Liverpool, attenzione ancora al Liverpool che col tiki taka sta a fare quello che vuole il Liverpool. Attenzione al Liverpool, attenzione al Liverpool, attenzione al Liverpool, attenzione al Liverpool. Aia, aia, aia. Salvataggio al limite, ma ancora il Liverpool ci crede, ancora il Liverpool ci crede. Aia, 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 non te lo perdere, non te lo perdere, non te lo perdere, te lo sei perso. Bravo Plizzari, bravo Plizzari, bravo Plizzari. Ancora il Liverpool in attacco, ragazzoli, ancora il Liverpool in attacco. Non te lo perdere, non te lo perdere, questa mocrossa, non te lo perdere, non te lo perdere. Buono, bravo così. Noi riusciamo a uscire, riusciamo a uscire, riusciamo a uscire e ripartiamo. Riusciamo a uscire e ripartiamo. Messi, 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 Messi. Ed è bene Birillo Birindelli. Vai Birillo Birindelli. Vai Birillino. Vai Birillino, sei lento, Birillino. Bravo, si ferma il Birillino. Il Birillino si ferma. Cerca il mapa. No, è il simulatore. No, la traversa non ci sta, raga. La traversa no, raga, la traversa no. Attenzione, attenzione, il Venezia riparte. Messi per il mapa. Messi per il mapa. Il mapa entra in aria. Il mapa no. Mi è rimasto l'urlo in gola, raga. Mi è rimasto l'urlo in gola. Era già pronto a festeggiare. Mannaggia lui. Dove va Birindelli? In panchina. Birindelli già voleva il fine primo tempo. Grande, Riquelme si fa vedere. Riquelmino. Riquelmino contro Van Dijk. Riquelmino contro Van Dijk. Riquelmino contro Van Dijk. È rigore, rigore, rigore. Grande Riquelme, si fa fare il rigore. Riquelme, mitico Riquelme. Rigore per il Venezia. Rigore per il Venezia. Bello così, Van Dijk. Purtroppo sono cose che capitano. È il mapa. È il mapa, si è buggato tutto. Mapa. Ok, ci siamo. È il mapa, la tira lui. Signori, la tiriamo sempre l'altra volta, ha portato bene. La tiriamo qui, 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 qui. Aia, 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 aia. Vai mapa. Mapa. È il mapa.
Mbappé al 37esimo, la pareggia si è addirittura esagerato. Mamma mia, ti saltano i legamenti del ginocchio se fai così, ma va. E andiamo 1-1. Bella così, l'importante era pareggiarla prima della fine del primo tempo, signori miei. L'importante era pareggiarla prima della fine del primo tempo. Grande il Mapa. È il Mapa che trova il suo. Che gol è? Secondo gol in Champions. Secondo gol in Champions. Attenzione al Liverpool, attenzione al Liverpool, signori miei. Sta pressando alto il Liverpool prima della fine del primo tempo. No, è passato. È passato. Bello il salvataggio. Meno male, signori miei. Attenzione, apertura bella per il Mapa. Apertura bella per il Mapa, che però se se ne va sulla fascia al centro non ci sta più nessuno. Bello per Messi! Mannaggia, Richelmino mio. Vacci su una palla però, mannaggia. Secondo tempo, raga, secondo tempo. Si parte col secondo tempo. Bella così, 1-1. Abbiamo sfiorato il gol del vantaggio alla fine del primo tempo. Loro hanno fatto una sostituzione, non ho capito chi è entrato. Boh, non so chi sia entrato, dai. Continuiamo. Attenzione al Liverpool che non molla un centimetro. Meno male che abbiamo Plizzar in porta, che nemmeno lui molla un centimetro. E possiamo ripartire con calma. No, che cazzaroli di passaggi sono questi. Mannaggia a voi. Mannaggia a voi. No, 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 no. Plizzari la salva ancora. Mamma mia. Mamma mia, Plizzari. Grande il simulatore, attenzione, il simulatore riesce a liberarsi. Riesce a liberarsi bene il simulatore. Parte ancora il simulatore contro Van Dijk. Il simulatore contro Van Dijk. Il simulatore contro Van Dijk. Palla al centro per Messi. Il leone. Messi. E il Venezia la ribalta, signori miei. Il Venezia la ribalta. 2-1, grandissima cavalcata del simulatore. Messi di sinistro, spiazza tutti. Che dobbiamo fare? Va bene, Messi per Wood. Facciamo uscire Messi per Wood, raga. Che già è pronto per la pensione, signori miei. Messi per Wood, gol e sostituzione. Bella così. Attenzione, bello il movimento. Wood la può chiudere. Wood, il nostro pezzo di legno. Il nostro pezzo di legno. Wood. Cioè, mamma mia, che cosa terribile. Cioè, mia nonna in ciabatte tira pure meglio. Mamma mia, che ciofeca che ha tirato. Mamma mia, Woodino mio. Grande recupero di palla di Mbappé. Mbappé per Wood la restituisce. Mbappé. Ma come l'ha parata, dai. Ma come l'ha parata, raga. Ma stiamo a scherzare. Ma come l'ha parata. No, non lo voglio rivedere. Ma come l'ha parata. Ma dai, ma cos'è, pallavolo. È finita, raga. È finita. Venezia batte Liverpool 2-1. Partita e rimonta. Tanta roba, signori miei. Tanta roba. Bella così, altri 3 punti a casa, raga. Liverpool, che era quella, diciamo, un po' più particolare, l'abbiamo pure ridimensionata, signori miei, ridimensionata. Bene, andiamo con le interviste. Mbappé sta dando seguito alla prestazione, merita tutti i complimenti. Vabbè, sempre le solite domande. Avete segnato il gol decisivo, abbiamo giocato meglio, ovviamente, raga, da 1-0, da sotto un gol, 2-1, tantissima roba. Avete mai dubitato, lettore? Sapevamo che ce l'avremmo fatta. Siamo il Circo Venezia, raga, siamo il cir hashtag Circo Venezia, se segui questa serie dall'inizio, raga. Ok ragazzuoli, siamo alla partita contro la Roma. Andiamo un attimino a sistemare la formazione perché non voglio giocare con i titolari. Allora, qui facciamo giocare Isak e però poi Mbappé ce lo portiamo in panchina. Messi lo lasciamo titolare, Messi. Qui mettiamo Benitez, Neymar fuori per Castagna, Orsolini fuori per Ambarabà, Lollo per chi è l'altro che gioca a centrocampo? Dov'è Abe? Abe, ho bisogno di te. Abe, perfetto. Poi abbiamo Birindelli fuori per l'Aird. Dobbiamo far giocare un po' i panchinari, raga. Sennò poi si offendono tutti. Fanno la rivoluzione. E Baker è in panchina. E in porta mettiamo Gautier. L'unico cambio che andiamo a fare è che ci portiamo Mbappé a posto di Dell'Orco. Mi dà più sicurezza, signori. Una cosa qualsiasi, Mbappé me la gira. Detto questo, ragazzi, lì. Formazione pronta. Andiamo in campo contro la Roma. Ok raga, si parte. Venezia a Roma, dobbiamo vincere raga perché la Juventus ha 2 punti in più di vantaggio su di noi in campionato. Quindi dobbiamo recuperare questo piccolo svantaggio. E la Roma è il nostro prossimo obiettivo da battere. Attenzione, Beni Benitez parte benissimo, resiste a un fallo addirittura. Beni Benitez vuole dimostrare che ancora è forte per questa squadra. Beni Benitez la rimette a centro. Beni Benitez, Isak non sa che fare con questo pallone. Isak. Si allarga Isak, ma non lo perde. Si allarga, ma non lo perde. Vede al centro Messi. Urlo rimasto in gola ancora. Attenzione, se ribatti. Messi, attenzione. Rigore per noi.
Fallo nettissimo, raga, lo tira Messi, lo mettiamo sempre lì all'angoletto. Ci ha portato fortuna fino a lo mettiamo sempre lì all'angoletto. Messi. No, l'ha parato. Non ci credo, l'ha parato, raga. Perché l'ho fatto tirare a Messi? Mannaggia di una miseria. Dai, calcio d'angolo. Dai che segniamo sul calcio d'angolo. Abbravo a Cicco. Niente, raga, fine primo tempo. Gara povera di emozioni, signori miei. Povera di emozioni. Abbiamo sbagliato il rigore, che se l'avessimo vinto, l'avessimo segnato con Messi, è andato a colpo sicuro. Non ci siamo riusciti. Attenzione alla Roma. Prova ad andare sulla fascia. Attenzione alla Roma, chiudiamola. Bravo, Ampadu. Doppio salvataggio di Ampadu. Bello così. E noi perdiamo ancora una volta la palla. Attenzione, la Roma continua a spingere. Ancora su quella fascia. La erde questa volta, però. Si fa rispettare e la butta in calcio d'angolo. Ma sei un. Attenzione, il Venezia riparte con Castagna. Con Castagna che però è chiuso. Castagna vede il movimento di Messi. Che vede il movimento ad aprire per Benitez. Bellissimo l'1-2. Benitez entra in aria. Benitez. Niente. No, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando, raga. Ma stiamo scherzando. Ma che cazzo è successo? Ma dai. Non commentavo perché era assurdo tutto quello che stava succedendo. Ma porca miseria. Ma porca paletta ambriaca, signori miei. Attenzione alla Roma. Roma in vantaggio. Attenzione alla Roma. Mamma mia, che buco. Ma perché non uscite il mio portiere? Qualcuno mi sa dire perché non uscite il mio portiere? Va bene. Raga, artiglieria pesante, fuori Isak, dentro Mbappé, fuori Castagna, fuori Benitez. Allora, fuori Benitez che è distrutto, dentro Neymar, e sostituiamo Neymar di qua e Castagna di là, va bene. Attenzione, è il Mapa, si libera, è il Mapa, entra in area, è il Mapa, per Mba, per Ambarapacci, Cicocco. E il Venezia la pareggia al 74esimo, signori miei, il 74esimo. Il Venezia la pareggia, 1-1. Dai così che la possiamo ribaltare, Ambarapacci, Cicocco, bella così. Attenzione, ancora, è il Mapa, da quando è entrata la partita è cambiata, è il Mapa. Beh, no, chi ha segnato? Il simulatore, il Venezia l'ha ribaltata, signori miei, al 77esimo, partita ribaltata, signori miei. Balletto del simulatore, è il Mapa, ha cambiato la partita, signori miei. Mbappé ha cambiato la partita, anche ottima entrata in partita, Venezia 2, Roma 1. In 5 minuti, nemmeno 5 minuti, praticamente il Venezia ha ribaltato la partita. Prima Ambarapacci, Cicocco e poi Neymar. Entrambi i gol su assist di Mbappé. Entrambi i gol su assist di Mbappé, che non si ferma, signori, non si ferma. Il Mapa vede Neymar Junior sulla fascia. Ci arrivi Neymar? Bravo Neymar, mamma mia come l'ha fatto fuori. Guarda Ambarapacci, Cicocco che te la ridà. Mamma mia come gioca ora bene questo Venezia. Palla al centrocampo. Il Mapa all'81esimo, Venezia 3, Roma 1. Mamma mia, che giocate! Ho detto al centrocampo, ma devo dire al centro dell'aria per il liberissimo Mbappé che trova il suo. Che gol è, ragazzoli? Scusatemi, Kylian Mbappé trova il quinto gol in Serie A. Bella così, 3-1 Venezia. Attenzione, Venezia, attenzione alla Roma. La Roma, Gautier. La salva sul calcio d'angolo, proprio sul finale di tempo. Sul finale di tempo, signori miei. Sul finale di tempo, la Roma ci prova a trovare quantomeno il gol del 3-2, signori miei. Ma palla messa fuori e il Venezia recupera. No, ancora la Roma, la partita è finita. Arbitro, siamo a 4 minuti di recupero. Fuori sta palla, Ambarapacci, Cicocco. Bella così, ragazzoli. Finisce qui la partita. Venezia 3, Roma 1. Bella così, presa e portata a casa, signori miei. Bella così. Nonostante. Ah, vero, avevamo sbagliato il rigore pure con Messi all'inizio partita. Chi se lo ricordava più? Eccoci per l'intervista, raga. La squadra di Venezia è imbattuta in Serie A. Abbiamo giocatori giusti. Bella così. Altra domanda. Pensavate di vincere? Che Venezia è un club vincente? Faccio le risposte a caso, raga. Proprio così, tiro a sorte. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita. L'importante è l'asticella sale sempre. L'asticella sale sempre, raga. Ok ragazzoli, allora facciamo l'offerta per allenare la nazionale, il Brasile, bello, bello sarebbe raga, ma ce ne freghiamo, rifiutiamo l'offerta del Brasile, gentilissima, comodino, anche il Belgio rifiuta, ci vogliono tutti, bella così, no le nazionali no raga, le nazionali non ci sto. Allora facciamo gli allenamenti, facciamo
Facciamo gli allenamenti. Allenamenti. Pia si allena in modo A, nessuno sale, va bene. Prossimo giro dobbiamo appena dell'orca raggiungere gli 80, lo leviamo dagli allenamenti, raga. Andiamo avanti fino al ridosso della prossima partita, che non ricordo qual è. Resoconto squadra giovanile, non ci interessa. Ok, signori miei, siamo arrivati al ridosso della prossima partita, che è contro il Frosinone in Serie A. Noi siamo sempre secondi a 2 punti dalla Juventus, signori miei. Ma va bene così, va bene così. Continueremo la lotta fino alla fine, praticamente. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per tutto quanto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un altro contenuto nelle prossime ore. Bella, raga, ciao!